Tu hai esordito, no? Nel 2002 con un romanzo, insomma, che è stato subito un grosso successo di pubblico, ma anche di critica. Insomma, è piaciuto molto il tuo testimone inconsapevole, no? Che è arrivato per i tipi di Sellerio, come sappiamo, no? Nel 2002. Però ti chiedo, questo è stato il tuo debutto ufficiale, ma la tua esigenza di scrivere, no? Quando si è presentata? Buonasera a tutti, intanto grazie, grazie per avermi invitato, grazie per il riconoscimento, grazie per questa occasione e per questo teatro che è molto bello e accogliente, è bella l'idea che in una città come Castel... Siete città? No, vabbè, C'è chi vi ho chiama promosso io, città. cittadina, usiamo cittadina. Città, lascia Città. cittadina, no, è un vorrei ma non posso. Paese poco, Appunto, città, infatti, falò di cerchiamo di dirci pesare le parole, ci sia un covo per la bellezza, per le parole, per la musica, non è una fortuna, non ce l'hanno tutti quanti, quindi credo sia giusto dirlo e sia giusto che ne siate contenti. Poi devo anche dire grazie per l'occasione, diciamo, del premio per gli inediti, per i debuttanti, perché io in generale sono un po' scettico, lo siamo tutti. Tempo fa mi è capitato di fare addirittura un ciclo di micro lezioni su un sito letterario, erano lezioni di non scrittura, il cui succo era non provate a scrivere perché difficilmente ci riuscirete, è un fatto statistico. Devo dire, tutti e tre gli autori che hanno conquistato il podio erano buoni. Ed è una cosa davvero sorprendente, quindi grazie anche per questo, perché li ho ascoltati con piacere per ragioni diverse, ma insomma è una buona notizia anche questa. Avete premiato delle opere, degli autori che evidentemente lo meritavano. Ciò detto, quando si è manifestata l'esigenza, io ho sempre desiderato raccontare storie, il succo di tutto è qui. E in realtà l'ho fatto per tutta la vita. Ho cominciato a farlo quando ero bambino proprio. Ricordo, lessi Zanna Bianca e fui fulminato da questa lettura. Pensai qualcosa del tipo, sapete, poi uno tende un po' a ristrutturare i ricordi, quindi in generale non bisogna credere a quello che dicono gli scrittori, soprattutto non bisogna credere quando raccontano come sono diventati scrittori. Quindi, fatta questa premessa, io ho questo ricordo della lettura di Zanna Bianca e dell'aver pensato voglio farlo anch'io, cioè nel senso di raccontare storie di questo genere che uno rimane inchiodato alla pagina, vuol sapere che cosa succede, ama i personaggi e tutto il resto. E quindi scrissi alcune cose tra gli 8 e i 10 anni, poi continuai a scriverne di peggiori, diciamo, perché quelle, le prime avevano un loro senso, le successive erano di tipo speculativo filosofico, che a 12-13 anni è una pessima idea. Poi attorno ai 14-15 decisi di prendermi una pausa che è durata 25 anni, diciamo, è stata una pausa consistente. Ma io continuavo a dire, l'ho detto da bambino, continuavo a dirlo, da grande farò lo scrittore, che va bene, detto a 10, a 15, anche a 20 anni l'età media sia allunga. A 25 comincia a diventare un po' bizzarro, a 30 più bizzarro, a 35 patetico. E quindi insomma a un certo punto mi sono reso conto che, cioè, dovevo scegliere, o smettevo di dirlo, o ci provavo perché il patetico era in agguato. Poi c'è un concorso di altre circostanze. Però la storia, diciamo, di dubbio interesse che mi riguarda, però dice qualche cosa che riguarda un sacco di gente. E allora in questo paese, nel mondo in generale, c'è un sacco di non scrittori che scrivono. Alcuni sono anche pubblicati, alcuni vendono anche parecchi libri, ma poi ci sono alcuni scrittori che non scrivono e per paura non scriveranno mai davvero una pagina o un racconto o un romanzo. Il mio caso era il tipico caso di uno che forse aveva qualche dote e che per tanti anni non ha scritto per paura di doverci provare e per la paura, che ovviamente è una componente inevitabile, di doversi confrontare con la possibilità di non essere capace. E il lavoro, la professione che avevi in quegli anni, no? Che ora non hai più, insomma, hai lasciato, la vivevi, come dire, in questo senso, come un motivo allontanante, cioè c'era in te anche un pudore, come dire, non voglio mischiare la mia figura No, pubblica di no, no, magistrato. direi no, no, questo non c'è mai stato. Beh,
sono state due cose che per un periodo non breve sono andate assieme. Anche sono andate assieme in modo dicevi anche poco fa, no? Parlando tra noi, che avevi anche un metodo di lavoro molto, sì, molto quotidiano, molto semplice, molto banale, no? Nel senso che la regola era banalmente che se ti pagano i cittadini per fare qualche cosa, quella è la prima cosa che devi fare ed era il lavoro di magistrato. Quando finivo di fare il mio lavoro di magistrato, cioè uno può decidere di giocare a tennis, a bridge, stare pancia all'aria, leggere oppure provare a scrivere. Io usavo gran parte del mio tempo libero del lavoro per scrivere. Le non due c'era, cose si sono legate bene, però. Non c'era una conflittualità, ecco, fra questi ma due no, aspetti. Non c'era. Il conflitto potenziale è arrivato molti anni dopo e quando mi sono reso conto che poteva esserci un conflitto ho dato le dimissioni dalla magistratura, è stato abbastanza semplice. Sì, perché, cioè, non è stato semplice per niente, dico fesserie. Però dovevi compiere una scelta. Sì, insomma no? C'era una scelta da fare, sì. Ecco, poi naturalmente c'è stata anche una tua carriera che si è conclusa poi alla prima legislatura, con il primo mandato di parlamentare, anche quella poi si è svolta in concomitanza con la scrittura, sì, sì. E direi l'ha influenzata, nel senso che certi, come la prima parte della tua vita, no, ha fornito materiali alla formazione dei tuoi personaggi, delle tue storie, anche proprio della tua scelta linguistica, no, del romanzo legale, ecco, diciamo, in qualche, sì, modo. Ecco, così il momento parlamentare ha rafforzato in te queste istanze, come dire, a una parola, a un linguaggio, raffronteremo anche questo problema che è connesso alla politica in senso, sì, alto, sì, insomma, certo, no? Vorrei, diciamo, chiarire, non è stata una grande carriera politica, vorrei dire, cioè, ho fatto questi 5 anni, diciamo, come un sub in Parlamento e ho visto delle cose interessanti, altre meno, e certamente non ho ricevuto spunti narrativi dall'esperienza parlamentare, perlomeno non me ne sono ancora accorto, magari fra qualche anno verranno fuori. Le idee per le storie sono come fiumi carsici, non te ne accorgi che ci sono, poi saltano fuori, ma certo, come dicevi tu, l'esperienza parlamentare e in generale l'esperienza politica, la prima conclusa, la seconda io non la considero conclusa perché per me si fa politica in molti modi e uno dei miei modi di farla è scrivere appunto diciamo, la linea saggistica, non i romanzi, che hanno molto a che fare con i temi della lingua, della politica e con... È uno studio sul linguaggio declinato in termini esattamente, cileni, esattamente, con l'idea senso, che la lingua non sia semplicemente un contenitore o uno strumento, ma la qualità della comunicazione ha molto a che fare con la qualità della democrazia. Lingue oscure, lingue incomprensibili, il modo in cui molti dei politici e degli uomini che hanno potere nel nostro paese oggi parlano, sono una sorta di metafora del rifiuto di farsi controllare, del rifiuto di sottoporre a scrutinio democratico quello che fanno esercitando il potere. La democrazia, io credo e l'ho detto, vive anche e soprattutto di parole precise e chiare, vive cioè della capacità che ha chi la interpreta nel modo corretto di far capire come, quanto, in che direzione viene esercitato il potere e non tenerlo nascosto nelle stanze segrete. Norberto Bobbio diceva che la caratteristica fondamentale della democrazia evoluta è che il potere si svolge davanti ai cittadini, ma se si parla in maniera oscura e incomprensibile, il potere viene nascosto nel retrobottega e i cittadini sono un po' meno cittadini e un po' più sudditi. Sì, tu questo lo dici molto bene. Lo dici molto bene anche in uno di questi racconti del tuo ultimo libro, no? Che a tutti consiglio, insomma, è questo Passeggeri notturni, è di lettura molto piacevole, ma anche la lettura di grande spessore, di grande riflessione. Tu a un certo punto, io l'ho scritto, me lo sono trascritto, scrivi una cosa che io credo molto, la buona politica è anche, forse soprattutto, per inciso dici, dare il nome giusto alle cose. E qui che credo si saldi, insomma, l'importanza anche linguistica della narrativa di Caro Figlio, perché in fondo tu sei nato più catalogabile, in fondo, no? All'inizio della tua storia interessante sull'etichetta, perché quando è uscito questo primo romanzo, quello che sì, diceva prima, Testimoni inconsapevole, ma io ero convinto di aver scritto una sorta di romanzo di formazione. Non pensavo affatto che si trattasse di un... È stato preso per un giallo. E poi qualche mese dopo l'uscita del romanzo venne fuori una recensione di Corrado Augias che sostanzialmente suonava così: il miglior giallo legale mai uscito in Italia, che ovviamente è un fior di complimento e mi produsse quello che gli inglesi chiamano
mixed feelings, sentimenti contrastanti, perché da un lato ovviamente mi faceva piacere, ma dall'altro dicevo, ma io non ho scritto un giallo legale, di che cosa sta parlando? Poi devo farvi una confessione, nel giro di qualche settimana ebbi modo di verificare come l'etichetta giallo legale influiva sulle vendite e diventai molto più flessibile sulla questione. Quindi se volete... È un giallo legale, se volete, non farò obiezioni su questo punto. Ma la cosa interessante, in realtà, questa della catalogazione o no, è che dà lo spunto a una riflessione, secondo me, interessante sui libri, non sui miei, ma sui libri in generale, è che ognuno di noi legge un libro diverso. Il romanzo, quale che sia il romanzo, che fosse distribuito fra noi tutti in questa sala, lo stesso romanzo, si moltiplicherebbe per il numero di persone presenti, perché ognuno legge un romanzo in modo diverso e ne fa qualche cosa di diverso nell'esperienza della lettura, che è un fatto altrettanto creativo quanto la scrittura. Si scrive e si immagina che la scrittura sia il gesto creativo e che poi al lettore tocchi, diciamo, di bersi passivamente quello che ha fatto lo scrittore. Non funziona così. Funziona che si scrive, si crea un mondo e leggendo si crea un mondo che in parte è diverso e certamente è tutto di chi sta leggendo. Io faccio un esempio per non tirarla troppo in lungo e per enunciare un concetto che per me è importantissimo, cioè che nella scrittura più delle cose che vengono dette sono importanti le cose che non vengono dette. In questi romanzi, quelli che sono iniziati con Testimoni inconsapevoli, che hanno come protagonista questo avvocato di nome Guerrieri, che è diventato abbastanza popolare, e in questi romanzi, dicevo, c'è questo personaggio che tutti, credo tutti i lettori, che ne abbiano letto uno o li abbiano letti tutti, si immaginano, se qualcuno di voi ha letto un romanzo con il personaggio di Guido Guerrieri, se l'è immaginato. Ebbene, però, una notizia per voi, non c'è una sola pagina, un solo paragrafo in questi 5 romanzi in cui il personaggio sia descritto fisicamente. Allora che significa questo? E significa che quello è lo spazio, uno dei tanti spazi vuoti lasciati al lettore, alla sua fantasia, alla sua libertà, alla sua creatività, e il bello della lettura, che lo rende un piacere incomparabile con qualsiasi altro piacere, più che guardare un film, che pure è una cosa che ci piace tanto, cui non potremmo rinunciare, è che c'è una fondamentale parte di noi che entra in rapporto con quello che è stato scritto e lo trasforma irrimediabilmente. Questa è una cosa bellissima e anche terribile per gli autori dello scrivere storie. E a proposito della creazione di personaggi, di situazioni, ti voglio fare questa domanda. Tu, insomma, sei stato magistrato, no? Avresti potuto scrivere, come dire, inventando un protagonista, un personaggio, icona dei tuoi scritti, che potesse rispecchiarti, come dire, più da vicino. Invece hai scelto un avvocato, cioè sei rimasto, potremmo dire, in un mondo che era il tuo mondo, che in parte era ancora il tuo mondo, e poi invece hai scelto qualcosa che è dall'altra parte, no? Hai usato una doppia misura in qualche modo. Perché proprio un avvocato? Non l'ho scelto. Quando ho pensato a quel romanzo da scrivere, quel primo romanzo, si è presentato questo avvocato con la sua complicata storia personale, il suo sventurato cliente, e mi hanno chiesto, diciamo, di raccontarli. Ma al di là di questa, che insomma è poco più che una battuta, mi è venuta una storia con un avvocato e solo molto tempo dopo ho capito il senso, se c'è un senso, di questa apparizione. E io lo spiego citando una frase che ho ripetuto svariate volte di Proust, che dice che il vero viaggio di scoperta non è vedere posti nuovi, ma avere occhi nuovi. E le storie, le buone storie, non sono quelle che raccontano storie mai raccontate. Tutte le storie, se ci pensate, sono già state raccontate. Sono le storie che le raccontano in un modo nuovo. Sono storie che le raccontano come se fosse la prima volta. Sono storie che le raccontano vedendo quel pezzo di mondo, di umanità, appunto con occhi nuovi. E allora io credo che inconsapevolmente sia accaduto questo nella mia testa quando pensavo quel primo romanzo. Mi sono munito degli occhi di un avvocato, cioè di uno che stava dall'altra parte della cosiddetta barricata rispetto al lavoro che facevo allora, per vedere un mondo che conoscevo molto bene, ma per vederlo con occhi nuovi, per vederne una serie di dettagli che mi sarebbero sfuggiti se avessi mantenuto il punto di vista consunto, inevitabilmente consunto, perché
appunto consumato dall'abitudine del mio lavoro di tutti i giorni. Voi pensate soltanto, se qualcuno faccia un piccolo gioco con voi per dirvi di come ci sfuggano le cose più quotidiane, più ripetute, perché non le guardiamo con attenzione. Provate a, senza barare, a chi porta l'orologio, a coprire il proprio orologio con la mano opposta a quella rispetto al braccio su cui lo porta. Copritelo un attimo. E dopo averlo coperto, prendetevi una decina di secondi per descriverlo mentalmente. Quello che c'è nel quadrante, come sono le lancette, i numeri, se c'è scritto qualcosa, i colori. Adesso guardate l'orologio e controllate se la vostra descrizione era precisa e accurata. Avrete una sorpresa. La maggior parte, c'è sempre qualcuno che dice, si alza e dice, no, io l'ho descritto esattamente, non ci interessa. L'esperimento non è per chi è così bravo. Ma nella maggior parte dei casi non ci ricordiamo come è fatta, se non per genericissimi dettagli, una cosa che guardiamo decine di volte al giorno. Però adesso voi la state vedendo davvero e ve ne accorgete. Ecco, gli occhi nuovi sono quello, ed è per quello io credo che, senza rendermene conto, ho scelto un punto di vista diverso per raccontare, cogliendo nei dettagli e quindi la vita, un mondo che mi era ben noto, ma rispetto al quale il mio sguardo di pubblico ministero era un po' consumato.